Allora, grazie Seba. Io davo per scontato che ci conosciamo, siamo tutti amici come capita di solito all'ESC in persona, non ibrido. Io sono Ivette, come diceva Seba, sono tanti anni che mi occupo di vari argomenti inerenti l'hacking, la sicurezza, in generale l'informatica. E questa sera ho voglia di parlarvi in maniera molto tranquilla e così, proprio per condividere delle riflessioni che ho fatto in questi anni di fattore umano tra procedure e tecnologie. Ora non so, mi confermate che si vedono le slide? Sì? Perfetto. Sì, direi che io le vedo, poi vedremo la E regia. allora andiamo. Prima di tutto un disclaimer brevissimo. Il materiale di questa presentazione è frutto della mia libera interpretazione di concetti ampiamente noti nell'industria, o che tali dovrebbero essere, e della rielaborazione critica di esperienze lavorative personali. La licenza è una Creative Commons a latere. Ci sono delle vignette che sono reperibili in rete su numerosi siti, laddove è possibile è stato indicato il link diretto al sito dell'autore, giusto per non andare in conflitto con licenze e cose varie. E cominciamo subito con una notissima vignetta che credo che tutti conosciamo, Data Security, il famoso ring dove combattono la Data Security e l'utente. Infatti lo speaker annuncia che in un angolo abbiamo firewall, encryption, antivirus, eccetera, e nell'altro angolo abbiamo l'utente Dave, ovvero lo human error. Lo human error che cos'è? È quando uno sbaglia. E di fatto noi, almeno io ho visto in tanti anni e lo vedo tuttora, la gran parte dei problemi nascono da un errore umano nel nostro ambiente. Che cosa significa errore umano? Errore umano significa fattore umano, ma il fattore umano non è una novità. Il fattore umano è una cosa molto nota nell'ingegneria, molto nota in generale, in tutto ciò che ha a che fare con attività che possono mettere anche a rischio la vita delle persone o comunque creare ingenti danni se le cose vanno male. E una definizione, forse la definizione più nota e più conosciuta, non è neanche nuovissima, ma non è neanche vecchissima, è questa che vi ho riportato qui, ovvero i fattori umani, perché il fattore umano non è uno solo, sono tanti. Hanno come oggetto di studio le persone mentre espletano le loro mansioni, il loro inserimento nell'ambiente di lavoro, inteso in senso fisico ed interpersonale, il loro rapportarsi agli strumenti di lavoro e alle procedure a cui attenersi. L'obiettivo di tale ricerca è il perseguire sicurezza ed efficienza. Ora, so che nel nostro ambito ci sono un po' di persone che sono appassionate di volo, e quindi loro già sanno che questa definizione viene dall'ICAO, dall'International Civil Aviation Organization. Vi ho riportato l'incompleto, così se volete leggere l'intero documento, che è una lettura molto interessante, ve lo potete leggere. Ma quello che è importante è che da questa definizione si capisce che l'errore umano non dipende solo dall'umano, poverino, o poveri noi, perché anch'io sono umana, tutti siamo umani. Ma l'errore umano si sviluppa all'interno di un contesto che è fatto di tanti aspetti, ma veramente tanti: la mansione a cui uno si sta dedicando, l'ambiente di lavoro in cui è inserito, gli strumenti che sta utilizzando, che possono essere hardware, software, e le procedure. Ora, il discorso che io vi vorrò fare e voglio fare è un po' più ampio, non si limita solo all'ambiente, diciamo così, lavorativo, dove c'è un ambiente di lavoro, dove ci sono delle mansioni e dove ci sono delle procedure ben definite o dovrebbero esserci. Ma voglio fare un discorso un po' più ampio perché ormai la nostra vita è costellata di una serie di dispositivi e di software che ci accompagnano costantemente, e che di fatto sono parte integrante della nostra esistenza. E non è che noi ci scriviamo le procedure, o meglio, qualcuno lo fa. Qualche fanatico che si sistema la propria vita e integra i propri sistemi, i propri dispositivi in un sistema con delle procedure c'è, però diciamo che siamo pochi, ecco.
ci metto anch'io. E quindi vediamo che persone, ambiente, strumenti di lavoro, procedure, ma quante cose che ci sono dietro a una banale svista. Una banale svista che per esempio può portare, come capita, e chi lavora nella security lo sa, a per esempio scaricare, installare un ransomware che può avere effetti veramente devastanti sulla produttività di un'azienda, oppure scaricarsi un malware che può avere effetti devastanti sulla vita di una persona. E queste cose sono sviste perché sì, è vero, avrebbe dovuto esserci l'antivirus, sì, è vero, avrebbero dovuto esserci delle procedure che mettono al riparo l'utente da questi avvenimenti, ma sappiamo tutti che per quanto uno si sforzi, c'è sempre chi è più avanti, no? Ci può essere sempre, ci può essere l'errore umano anche nelle configurazioni, ci può essere l'errore umano nelle procedure, ci può essere l'errore semplicemente che non è un errore, ma è il fatto che c'è il malware nuovo, c'è qualcosa che non viene riconosciuto l'antivirus, c'è l'antispam che fa filtrare cose e così via. Quindi, questo che cosa ci insegna? Ci insegna una cosa che nella disciplina che tratta dei fattori umani è chiamato lo Swiss Cheese Model, ovvero il modello del formaggio svizzero. Sapete che il formaggio svizzero è quello che ha i buchi. E quindi che cosa, come viene rappresentato la catena di avvenimenti che portano al problema che vediamo in basso a destra nella slide. Allora, ci sono, uno, noi partiamo dall'ultimo quadratino, l'ultima fetta di formaggio, cioè l'errore umano, lo sbaglio, l'errore, ma in realtà parte da molto prima. Ci sono i famosi fattori organizzativi a monte. C'è una supervisione carente, ci sono delle condizioni per le azioni errate. Le condizioni quali sono? Quelle ambientali, ad esempio la fretta, la fatica, la scarsa comunicazione, la scarsa conoscenza dei mezzi e degli strumenti e così via. E infine si arriva all'umano che si trova nella situazione di sbagliare e si genera il problema. Questa è nota in letteratura come il modello delle fette di formaggio. E fa vedere come in realtà quell'accadimento finale, che è il problema che si manifesta, non è soltanto scaturito da un errore più o meno dovuto a distrazione o altro, ma ha una catena di ragioni a monte di quell'errore. Cioè prima di quello ci sono tante condizioni che hanno portato al verificarsi di questa cosa, di questo evento. E una vignetta che a me è venuta in mente quando pensavo a queste cose, mi viene spesso in mente, è quando Dilbert, credo che lo conosciate, quando c'è Dilbert che dice: guarda che i tuoi requisiti utente includono 400 funzionalità. Ti rendi conto che nessun umano sarà in grado di usare un prodotto con un tale livello di complessità? E il cliente risponde: buon punto, farò bene ad aggiungere facilità d'uso alla lista. Ora, noi quante funzioni utilizziamo davvero dei nostri dispositivi e dei software? Prendo un esempio a caso, PowerPoint o equivalente. Avete mai visto quante funzionalità ha? Le usate davvero tutte? Alle volte le persone, i non nerd soprattutto, non ne hanno la più pallida idea. Vale per quello, ma vale anche per software molto più complessi, vale anche per software più semplici, banali come un editor di testo, quale ad esempio un Vim su Linux o un Exe. Quante funzionalità hanno che noi non conosciamo? Io sto ancora imparando adesso, dopo più di 20 anni che lo uso, ha nuove funzionalità e nuove caratteristiche. E questo detto da un nerd, cioè da una persona che con queste tecnologie ci lavora quotidianamente, che è abituata a porsi in maniera curiosa e critica nei confronti di un software, di un dispositivo, ma l'utente medio, cioè la persona media che sta davanti al suo smartphone, al suo computer,
e svolge le sue attività di lavoro, che atteggiamento ha nei confronti di queste 400 funzionalità? Quindi vediamo che già qui c'è un problema, se torniamo al discorso della fetta di formaggio, no? Vediamo che l'utente sbaglia, ma le condizioni per le azioni erogate, certamente c'è la non conoscenza completa dello strumento che sta usando. Spesso non hanno neanche idea di quello che realmente lo strumento può fare. Cioè, non so se avete mai visto, sì, lo avete visto, sono quasi certa, l'utente che crea una sorta di database attraverso il foglio Excel. Ovviamente raggiunge il limite delle linee compilabili e si trova bloccato. E di solito a me è capitato di sentirmi chiamare e dire: sì, ma non posso aggiungere linee, come mai? Ma chissà come mai, forse perché non è un database, non è fatto per quello, non è stato pensato per fare quello. Eppure questa cosa succede e continua a succedere, cioè a me succedeva 10 anni fa e mi continua a succedere di sentire questa cosa. E chi è che legge i manuali? Nessuno, siamo sempre lì. Chi è che legge? RTFM, Redefined Manual, chi li legge? Già facciamo fatica noi a leggerli. Perché? Perché è difficile scrivere un manuale. Perché è difficile scrivere un manuale che sia aggiornato con le continue variazioni che facciamo, per esempio, il software. Quando compriamo uno smartphone nuovo, c'è forse il manuale? Forse c'è un fogliettino ripiegato in quattro sul quale ci sono 4 cose di base e basta. Poi il resto è online. Secondo me quanti ci vanno a leggerlo? Secondo me è 0. E andiamo in ambito aziendale. Chi legge le procedure, i termini di servizio, le privacy policy, le cookie policy? Chi? Chi le scrive? Chi le deve scrivere? Chi le deve approvare? Forse. E si spera vengano mantenute da quelli che sono sul pezzo di quello specifico pezzo di software o di procedura. Ma molto spesso, quando andiamo poi in azienda a fare consulenza, vediamo che le procedure sono lettera morta. Nella migliore delle ipotesi vengono aggiornate periodicamente, nella peggiore delle ipotesi ci troviamo magari ad andare a intervenire in una situazione in cui abbiamo avuto un problema magari di ransomware e troviamo che le procedure riguardano sistemi di 10 anni fa. Nel frattempo hanno cambiato un sacco di cose, ma il tempo per cambiare le procedure non c'è stato. Vabbè, tanto non le legge nessuno, l'importante è avere le procedure. Oppure ne cambiano solo alcune, quelle che sono più importanti nel caso arrivasse un'ispezione, nel caso arrivasse un problema, eccetera. E questa cosa è inquietante perché viene prodotta una grande quantità di effort che in realtà serve a molto poco. E sempre a proposito dei manuali e dell'interfaccia utente, ora è vero che usare uno smartphone moderno o un computer moderno è molto più semplice di quello che poteva essere 20 anni fa. 20 anni fa non esisteva gli smartphone, ma insomma, lo smartphone, bene o male, lo prende in mano un bambino di 2 anni e è in grado di usarlo. Perché? Perché c'è l'interfaccia intuitiva. Sempre Dilbert dice al suo boss, i nostri clienti non riescono a capire come usare l'interfaccia utente. Dovrebbero leggere il manuale. Il nostro manuale è più confuso, fa più confusione della nostra interfaccia utente. Allora dovrebbero usare l'interfaccia, l'online, il supporto online, il database di supporto online, che è ancora più confondente del nostro manuale. Ma non abbiamo budget per fissare queste cose e in situazioni come queste vado nel mio posto speciale, dice il manager, e mette la testa sotto la sabbia, no? E questa cosa è in parte vera e in parte no, perché è vero che dispositivi e software moderni sono molto intuitivi, molto più intuitivi di qualche tempo fa, ma sono intuitivi nel farci fare funzioni, nel farci capire come usarlo,
per gli scopi di chi ce li ha venduti. E questo è importante. A me è capitato spesso di, in questi ultimi anni mi sto occupando anche di fare formazione, mi è capitato spessissimo di incontrare persone ai miei corsi che non hanno idea di dove cercare quali applicazioni sono installate sul loro smartphone, ma non hanno la più pallida. Però lo sanno usare, sanno navigare su internet, sanno magari configurarsi automaticamente la posta, perché ormai lo fanno in maniera automatica, no? Gli dici che c'hai l'account su Gmail e gli dici qual è il tuo nome utente, la tua password, e lui fa tutto da solo. Perfetto! Ma l'utente in questo modo è totalmente estraneo a tutto ciò che gli servirebbe sapere per poter evitare di fare errori. E questa cosa è abbastanza inquietante, secondo me, anzi molto inquietante. E queste cose che noto, che sono forse piccolezze, magari le avete notate anche voi, mi ha fatto nascere dei dubbi, delle incertezze, delle perplessità. Ovvero, come dicevamo all'inizio, ormai siamo attorniati e contornati da software e hardware più o meno invasivi. È di qualche mese fa l'evento di quella ragazza che la mamma gli aveva sequestrato lo smartphone e lei ha twittato da cosa? Dal frigorifero. Ora, nel momento in cui noi siamo contornati e da questa pletora di strumenti, il commettere un errore potrebbe avere degli effetti disastrosi. Cioè, sono andata a vedere un appartamento recentemente che volevo acquistare e mi stavano mostrando questa meraviglia di appartamento pilota che è completamente predisposto per nome di aggeggio che gli puoi dare i comandi vocali. Io non ci voglio vivere in un posto del genere, scusatemi, perché io non voglio avere il controllo su questa cosa. Cioè, l'anno scorso, o forse un anno e mezzo fa, è successo che nome di aggeggio che ascolta i comandi e li esegue hanno fatto un errorino e hanno mandato ad una persona i dati di un'altra. Ma stiamo scherzando? Cioè, io voglio avere il controllo su queste cose. Il problema è che la tecnologia galoppa, il marketing fa il suo bel lavoro, ci fanno comprare delle cose bellissime, meravigliose, spettacolari, miracolose, però la percezione del rischio che corriamo per un banale errore di human factor è scarsa, ce l'ha pochissima gente. E mentre il fattore umano, cioè il human factor, la disciplina di human factors, è qualcosa che è stato sviluppato nell'industria aeronautica, nell'industria navale, nell'industria della medicina, nell'industria del nucleare, cioè tutti ambienti dove è evidente che un errore umano può avere conseguenze disastrose, noi ci stiamo avviando, no, verso questa società iperconnessa e quasi miracolosa con tutti questi dispositivi, apparati, software, eccetera, che però ci possono mettere a un rischio veramente grande, senza che però le persone siano consapevoli di questa cosa. Quindi il problema del fattore umano non è più solo di alcuni ambiti strutturati e strutturabili, perché è evidente che per guidare un aereo uno debba avere una formazione specifica, debba conoscere tutta una serie di aspetti, che se c'è un equipaggio questo debba essere formato in un certo modo e così via. E lo stesso vale per una, come si dice, una centrale nucleare. Ma non ci si aspetta che la casalinga, cioè, o che l'utente normale, la persona come noi, normale, l'umano normale, che non è nerd, che non è hacker, che non ha propensione e curiosità per questi aspetti, si ponga questo problema. Loro danno per scontato che sia così. Manuali d'uso e procedure contro interfaccia intuitiva. Ora, l'interfaccia intuitiva è una cosa bellissima, cioè anche, capiamoci, anche a me piace avere la comoda e gommosa interfaccia intuitiva che mi guida senza sforzo nel fare quello che voglio fare con l'oggetto per mano. Il problema è che spesso e volentieri ci sono cose che
non si possono spiegare attraverso un'iconica interfaccia intuitiva tutta bella gommosa. Vanno spiegate i limiti di utilizzo di un oggetto, di un software. Per forza devono essere scritti da qualche parte in altro modo e devono poter essere compresi. E uscendo dall'individualità e andando sulle organizzazioni, anche le organizzazioni sono cambiate molto. E in questo periodo di Covid lo stiamo vedendo ancora di più, perché il lavorare da remoto ha portato anche luoghi di lavoro che sono spesso molto gerarchici e verticali a dover adottare una struttura diffusa orizzontale. E in una struttura diffusa orizzontale la sfera di responsabilità personale e di competenza personale su tutta una serie di strumenti, inclusi quelli di lavoro, che sono hardware, software, dispositivi vari, diventa più individuale, ma manca sempre un pezzetto. Se noi prendiamo di nuovo, ci ricordiamo l'esempio della feta di formaggio, dello sformaggio svizzero di cui parlavamo prima, vediamo che, scusate, ci torno un attimo rapidamente, vediamo che siamo sulla supervisione carente. Se noi passiamo da una struttura organizzativa verticale ad un'orizzontale senza soluzioni di continuità, è ovvio che tutta una serie di task rimangono scoperti e quindi creiamo una delle condizioni base, no, per avere questa freccetta che va verso il problema, quindi che aiuta il verificarsi di condizioni di pericolo, di verificarsi di un fattore umano che entra in gioco. E inoltre un altro aspetto non trascurabile. Seba prima diceva ci conosciamo da 20 anni, forse di più. In questi 20 anni io mi rendo conto che la mia capacità di imparare cose nuove non è che è cambiata. La mia curiosità c'è sempre, ma se una volta 20 anni fa dovevo mettermi a studiare per una notte intera, lo facevo senza batter ciglio. Adesso che ho passato una certa età, l'idea di mettermi a studiare per una notte intera mi fa un po' fatica. E quindi questo continuamente inseguire la tecnologia, la conoscenza, cioè che cambiano rapidissimamente. Cioè nel 2008 non c'era tutto il mobile che c'è adesso, l'internet delle cose è cosa recente. Tutti questi aspetti ci impongono di apprendere molto rapidamente, ma chi non ce la fa o non può? Cioè, io non ho risposte da dare in questo talk, ho solo dei dubbi, tanti, dubbi che avevano cominciato a venirmi 20 anni fa e che continuano ad aumentare in questo periodo, aumentano ad una velocità vertiginosa, esattamente come vertiginosa la velocità con cui sta cambiando il mondo in cui stiamo vivendo. Per cui io vorrei che questo talk vi portasse a porvi delle domande e a cercare intorno a voi delle risposte, magari anche chiedendo che chi realizza le cose intorno a noi, che noi usiamo, prestasse un po' più di attenzione alla nostra sicurezza in termini di renderci meno suscettibili a essere soggetti a quei limiti, a quelle condizioni ambientali, no? Che condizionano, che rendono possibile un errore umano, cioè l'intervento del fattore umano, magari facendo delle interfacce meno intuitive, ma che ci spingono a fare delle scelte ragionate, cioè a utilizzare le tecnologie ragionando. E questo è soltanto la punta dell'iceberg. Se fossimo a ESC di persona, probabilmente finito il talk ci metteremo seduti intorno a un tavolo con una birra e magari delle patatine a chiacchierare, perché sono certa che sarebbe molti ad avere cose da dire su questo. O intorno aspetto. Al falò, come capita. O intorno al falò, esatto. E quindi niente, vi lascio in bibliografia, però ve lo volevo dire, due libri che secondo me meritano di essere letti. Uno, il primo è sostanzialmente la Bibbia dello Human Factor dell'ergonomica,
Il secondo invece è un libro abbastanza vecchio, perché di metà degli anni, poco dopo la metà degli anni 90, ha un titolo strepitoso, Set Father on Son and Other True Tales of Design, Old but Gold, veramente, se lo trovate leggetelo. E in ultimo c'è un paper che ho scoperto recentemente di Via Virtuosa, che si intitola Firewall Umano, che io non sapevo che non l'avessero scritto. Quando l'ho letto sono rimasta colpita, perché anche loro hanno avuto gli stessi dubbi. Inoltre ve lo segnalo perché questo paper è scaricabile con una donazione a Zanshintech. Zanshintech, se avete seguito la giornata di oggi, avrete sentito Claudio Canavese che vi ha parlato di Open Source Intelligence, per cui mi faceva piacere che anche loro avessero avuto questa idea. E quindi io vi saluto, se avete delle domande sono qui a disposizione. Nella prima slide c'è, ve la metto qua, la mia email se volete scrivermi, e quindi io vi lascio al resto di questa meravigliosa serata di ESC ibrido. Bene, grazie allora Yvette.